amici, bentornati su questo canale. Sono davvero molto felice di aver concluso quest'anno di YouTube insieme a voi. Per me è stata un'esperienza nuova, divertente e davvero innovativa, nonché adesso non ne posso più fare a meno. Questo video ne è la dimostrazione. Sono sincero, per quest'anno non ho preparato niente. Nessun video natalizio, nessun video a tema, nessuna recensione, niente di niente. Ma questo non perché non ho idee o non ho niente da dirvi. Semplicemente sono stato molto impegnato in altri affari che adesso vi andrò a raccontare. Ci tenevo però a realizzare questo semi-video di fine anno per farvi gli auguri e per informarvi di alcune cose. Allora, come ben alcuni di voi sapranno, mi sto attivando per aprire un negozio che vedrà la luce tra gennaio e febbraio 2015. Sostanzialmente è una fumetteria, ma ci saranno altre tante cose come videogame, giochi di carte, gadget, action figure e tanto altro di quelle che voi considerate, o di meglio, che noi consideriamo oggettistica nerd. Ci sono stati vari problemi e sicuramente ce ne saranno degli altri, ma fortunatamente tutto sta andando per il verso giusto. Questo è il mio regalo di Natale personale e, se vogliamo, è anche il vostro regalo di Natale. Molto presto avrete notizie in merito qui su YouTube, ma soprattutto sulla pagina Facebook, e a tal proposito vi consiglio di andare a cliccare mi piace sulla mia pagina Nickelblade Store of Nerd, perché alcune delle cose verranno pubblicate esclusivamente sulla pagina. Gestire un'attività commerciale non è proprio semplice e quindi alcune volte non avrò tempo a disposizione per realizzare dei video, e poi alcuni video non possono essere, diciamo, fatti a video su YouTube. Ma voglio essere sempre attivo, in descrizione trovate il link per la mia pagina Nickelblade The Store of Nerd. Poi sto iniziando anche a pensare di pubblicare una serie di vlog come questo, sostanzialmente, per iniziare a intraprendere una discussione, un po' di dialogo con voi e per sapere cosa ne pensate voi personalmente. Vorrei fare anche delle live, visto che alcuni di voi me l'hanno chiesto, ma sinceramente non so questo quanto possa essere interessante. Se volete le facciamo, però in questo caso dovete essere voi a dirmi se ne vale la pena o no, così come il vlog. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste ultime idee e vediamo se possono andare in porto. Ragazzi, credo di avervi detto le cose più importanti e non voglio annoiarvi dicendo altro. Quindi vi faccio i miei più cari auguri, passate un buon Natale, passate un buon Capodanno, mangiate, ma non tanto, solo di nella cagarella, divertitevi con gli amici, passate delle festività spensierate e godetevi la vita. Gli annunci li ho fatti, gli auguri li ho fatti, prima di lasciarvi definitivamente vi voglio fare dei ringraziamenti. A tutti quelli che mi hanno sostenuto e che nonostante gli inizi di YouTube, alcuni di voi mi reputano un grande, grazie. A tutti quelli che si sono iscritti al canale, perché se l'hanno fatto vuol dire che su 93 video che ho realizzato, almeno uno ha suscitato il loro interesse e che quindi sono un grande, grazie. A tutti quelli che riescono a contattarmi privatamente, cercando di instaurare un dialogo, perché se è arrivato a tal punto vuol dire che sono un grande, grazie. A tutti quei pochi che mi hanno fermato di persone e che mi hanno chiesto una foto, perché se si arriva a tale punto siete rimasto chiesti e quindi sono un grande, grazie. A tutti quelli che vorrei ringraziare, ma che ora non trovo le parole per farlo, e quindi loro sono dei grandi. E a tal proposito, vi ricordo, 28 dicembre, Man Games, a Gioia del Colle, c'è anche Gio Giovanni, ci vediamo lì. Grazie! A tutti quelli che fanno dei miei stati una questione di stato, perché se fanno così, posso solo pensare che mi rendono un grande dittatore incapace. Grazie! A tutti quelli che non capiranno l'ironia di questi miei ringraziamenti, o alcune mie di una cippa, e non sono tutti, non mi piace dicendomi che sono un grande grazie. Grazie a tutti questi anni o odiarmi, perché nel bene o nel male, nel giusto o nel sbagliato, verbalmente o nel pensiero, avete parlato di me reputandomi, fatemi dire, un grande stronzo. Mi sono dimenticato le corna. Queste non devono mancare mai.